Per molti anni democrazia e libertà sono concetti dimenticati in Cecoslovacchia. Nato nel 1918 dalle ceneri dell'impero austro-ungarico, il paese viene occupato dalla Germania nazista nel 1939. La Cecoslovacchia cessa così di esistere. Nasce il protettorato di Boemia e Moravia, controllato dal Terzo Reich, e il neonato Stato della Slovacchia, alleato dei tedeschi. Con la capitolazione della Germania e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il paese ritorna ad essere uno Stato unito, dichiarandosi Repubblica Democratica. Ma non durerà per molto. I diritti umani schiacciati dai nazisti tornano a essere in pericolo. Nel 1945 il Partito Comunista di Cecoslovacchia sale al potere insieme ad altri partiti. A differenza degli alleati, i comunisti, guidati dal primo ministro Clement Gottwald, rifiutano il piano Marshall, il sistema di aiuti economici messo in campo dagli Stati Uniti per la rinascita dell'Europa. L'obiettivo di Gottwald, fedele al leader sovietico Stalin, è quello di entrare nell'orbita dell'Unione Sovietica e avviare un profondo processo di sovietizzazione delle istituzioni. Nel 1948 il Ministero degli Interni, guidato dai comunisti, tiene in pugno il corpo di polizia, estromettendo gli uomini non allineati al comunismo. Per le forze di coalizione è un affronto. I socialisti, il Partito Popolare Cattolico e poi il Partito Democratico Slovacco escono dal governo in segno di protesta. La speranza è che il presidente della Repubblica, Edvard Beneš, indica nuove elezioni alle quali il Partito Comunista risulterebbe sfavorito. Ma questo non accade, anzi Beneš accetta le dimissioni dei ministri democratici e concede a Gottwald la possibilità di formare un governo monocolore. È la fine della democrazia. La Cecoslovacchia diventa Repubblica Popolare, entrando nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica. E nel 1960, con la firma della nuova Costituzione, il nome cambia ancora in Repubblica Socialista Cecoslovacca. Nel giro di 10 anni, i principi del socialismo reale invadono ogni aspetto della vita culturale e politica della società. L'ordine pubblico viene gestito dalla polizia segreta, attraverso un capillare sistema di spie e di uomini delle forze dell'ordine. Il clima di sospetto e di caccia alle streghe si abbatte sul paese. Gli oppositori politici vengono prima perseguitati e poi arrestati. Chi fugge dalla propria terra viene tacciato a vita come nemico del popolo. Tra il 1948 e il 1989 sono ben 200.000 i cecoslovacchi che scappano dal proprio paese. Molti di loro però senza successo. Alcuni sono imprigionati. Altri fucilati mentre tentano di fuggire, altri ancora rimangono folgorati dalle recinzioni elettriche che sigillano i confini del paese. Durante gli anni 50 il clima di repressione si riflette nelle centinaia di processi farsa, le cui vittime sono artisti, oppositori politici, atleti, che confessano colpe che evidentemente non hanno solo dopo torture fisiche e psicologiche per mano della polizia segreta. Durante gli interrogatori i sospettati subiscono pestaggi e in alcuni casi vengono somministrate loro droghe come la scopolamina, che in dosi massicce causano paralisi, allucinazioni e perdita di coscienza. Chi riesce a scampare alla pena di morte viene imprigionato per molti anni nei campi di lavoro. Negli anni 50 se ne contano ben 422. Per lo più si tratta di miniere di uranio, materiale preziosissimo che viene estratto dai prigionieri e poi esportato nell'Unione Sovietica per la realizzazione di armamenti nucleari. Le condizioni di lavoro sono disumane. Nel campo di Vikmanov i prigionieri sono spesso a contatto con materiali radioattivi senza alcun tipo di precauzione. Solo nel 1960, in seguito all'amnistia firmata dal presidente Antony Novotny, vengono liberati 5.600 prigionieri politici, ma altri 2.859 rimarranno in carcere per attività contro lo Stato. La vita dei cecoslovacchi è inoltre condizionata da una propaganda onnipresente, che inizia dalla scuola, dove i bambini imparano una versione della storia che esalta il comunismo e demonizza il capitalismo dei paesi occidentali. L'esaltazione del regime passa anche attraverso i giornali e i media, che vengono interamente controllati dal Partito Comunista e dal governo. Il muro di repressione eretto dai comunisti inizia a sgretolarsi intorno ai primi anni 60. D'altronde è un momento storico. Negli Stati Uniti si diffonde la cultura hippie e pacifista, che lotta per il raggiungimento dei diritti civili.
Un clima di fiducia che sembra fare breccia anche oltre la cortina di ferro. In Cecoslovacchia si respira aria di rinnovamento. La censura viene gradualmente allentata mentre la stampa inizia a smantellare la propaganda comunista. Nascono nuove riviste come Literarni Novini o Reporter che iniziano a denunciare gli scandali e i crimini della storia recente. Inizia così una lenta, seppur incoraggiante fase di democratizzazione. A condurla è Aleksandr Dubček, che nel gennaio del 1968 diventa segretario generale del Partito Comunista, subentrando allo stalinista Antonin Novotny. La strategia di Dubček, chiamata anche socialismo dal volto umano, è quella di introdurre nuovi diritti per i cittadini, allentando le limitazioni sulla libertà di espressione e di movimento, pur non stravolgendo lo Stato socialista. La stagione riformista viene battezzata dai media Primavera di Praga. Il nuovo corso viene appoggiato dagli operai, ma non da Mosca, che vede nel tentativo di Dubček una minaccia. Il 7 agosto il leader sovietico Leonid Brezhnev telefona al presidente cecoslovacco Aleksandr Dubček, intimandogli di prendere misure necessarie per fermare la Primavera di Praga. Stai platealmente sabotando le decisioni che abbiamo preso congiuntamente. Questo atteggiamento riguardo gli obblighi che hai sottoscritto sta creando una situazione nuova, che porta a riconsiderare la tua posizione. Per la stessa ragione, stiamo valutando nuove, indipendenti decisioni che dovranno difendere sia il Partito Comunista Cecoslovacco, sia la causa del socialismo in Cecoslovacchia. Le velate minacce di Brezhnev diventano realtà nella notte tra il 20 e il 21 agosto, quando i carri armati sovietici invadono il paese. Dopo 12 anni dalla sanguinosa repressione in Ungheria, l'Unione Sovietica ritorna ad utilizzare la forza. La popolazione è inorridita e nulla può contro la schiacciante superiorità delle truppe sovietiche e degli alleati del Patto di Varsavia. Tra il 21 agosto e la fine dell'anno muoiono 137 persone, mentre 500 sono punite severamente. Dopo l'invasione inizia una fase di normalizzazione. Dubček viene deposto e sostituito da Gustav Husák, che in breve tempo annulla tutte le riforme del suo predecessore. Il rinnovamento è spazzato via da un clima di repressione, che ricorda i terribili anni 50. Molti cecoslovacchi fuggono dal paese. Altri protestano in modo plateale. Il 16 gennaio del 1969, il 21enne Jan Palach, studente della facoltà di filosofia dell'Università di Praga, si dà fuoco nella centrale piazza Venceslao. Muore in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Al suo funerale si presenteranno 600.000 persone provenienti da tutto il paese. Sul letto di morte dedicherà le sue ultime parole ai suoi compagni di lotta. Non ripetete il mio gesto. La Cecoslovacchia ha bisogno di voi, vivi. Tuttavia, un mese dopo, un altro studente, Jan Zajc, ripeterà lo stesso sacrificio, morendo bruciato tra le fiamme. I due sono il simbolo di una generazione che rifiuta l'oppressione e sogna la libertà. Libertà che arriverà solo dopo 30 anni, con la rivoluzione di velluto. Se questo video vi è piaciuto potete condividerlo sui vostri canali social, magari iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per poter essere aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Se non l'avete fatto potete seguire anche la nostra pagina Facebook dove posteremo nuovi contenuti. Grazie e alla prossima!